Buongiorno Bologna! Buongiorno Bologna! Innanzitutto, grazie. È uno spettacolo vedervi da qua, alla faccia del sindaco e dei centri sociali. Perché questa è una città che ha dato i natali alla più antica università del mondo, è una città libera, aperta, democratica e generosa, che non si merita di essere divisa in due quando la gente per bene viene in piazza a portare le sue idee. Facciamo capire al sindaco Renzi come vogliamo noi Bologna, come il resto d'Italia. Bologna! 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 L'hanno capito. Salutiamo anche chi ci sta seguendo in diretta televisiva sulla 7, su Sky e su tante televisioni, radio e siti di informazione. Io parlerò dopo, per intanto i veri protagonisti di questa giornata insieme a voi, che sono 15 persone assolutamente normali e per bene, perché i fenomeni li lasciamo a Renzi. Noi stiamo preparando un'Italia di persone per bene e normali, e quindi da questo palco, in questa piazza, si parlerà anche di temi che non interessano magari a Renzi e al governo. Si parlerà di agricoltura, si parlerà di scuola, si parlerà di sanità, si parlerà di pensioni, si parlerà del futuro dei nostri giovani. E quindi, in attesa di tornare a incontrarvi fra poco, invito a salire sul palco le persone per bene e normali che ci daranno una mano a mandare a casa questo governo e a costruire un futuro fondato sul lavoro e sul rispetto, non sulla sopraffazione, perché quella la lasciamo volentieri ad altri. Accoglieteli con un applauso, perché molti di loro non sono mai intervenuti su un palco, a un microfono, in una piazza, dagli esodati agli insegnanti, ai taxisti, agli agricoltori. Fatelo più forte questo applauso, per fargli capire che sono a casa loro. E adesso, per due minuti a testa, vi porteranno il saluto loro e delle migliaia, dei milioni di persone che rappresentano. E poi attenderemo anche i tanti pullman che stanno ancora arrivando. Vorrà dire che la prossima volta prenderemo una piazza grande il doppio rispetto a questa, perché non ci stiamo più. Grazie a tutti e splendida domenica 8 novembre ai protagonisti del futuro, che sono su questo palco, ma soprattutto sono in questa piazza, perché i protagonisti oggi siete voi. Grazie mille. Davanti a questa splendida piazza, la piazza che Bologna merita, iniziamo con il primo intervento di una grande donna, un grande sindaco, Simona Pergreffi di Azzano San Paolo. Noi sindaci siamo in prima fila per i bisogni dei nostri cittadini, delle nostre comunità, a tutela della nostra cultura. Siamo coloro che per primi percepiscono bisogni e ingiustizie. In questo momento ci sentiamo umiliati. E se si umiliano i sindaci, si umiliano anche i loro cittadini. I nostri però, non tutti. Gli ultimi arrivati troppo spesso sono considerati più di coloro che hanno sudato per costruire i nostri paesi. Lo Stato centrale centralista, non eletto, non ci dà la possibilità di amministrare come vorremmo. Non ci dà la possibilità di programmare, cambiando regole del gioco mentre si sta giocando, togliendo risorse. Finge questo governo di non eletti di abbassare le tasse, sventola gli ormai noti 80 euro, finge di sbloccare il patto di stabilità
e usa noi come gabellieri, fingendo che tassi locali lo siano veramente, mentre le preleva e le porta a Roma. Ci obbliga ad aumentare aliquote locali per continuare a erogare servizi essenziali, essenziali per i nostri anziani, disabili, famiglie in difficoltà, esodati, per i nostri figli. Finge di sbloccare i fondi dei comuni per rendere sicure scuole. Balle! Quei fondi dopo 2 anni per molti sono ancora bloccati. Gli interventi che si potevano fare li abbiamo fatti noi, senza di loro. Siamo sindaci umiliati perché se qualcuno prova ad alzare la testa per difendere i nostri cittadini da ingiustizie, arriva qualche buonista che ci denuncia e qualche magistrato che ci condanna. Io come altri sono stata denunciata per discriminazione. Perché? Perché applicando la legge non ho concesso l'assegno di maternità a extracomunitari che non avevano diritto per norma. O altri sindaci, come Telgate e Bolgare, condannati perché cercavano di tutelare i loro centri storici, mettendo più controlli sulla sicurezza degli immobili. Ancora esempi di sindaci che non hanno accontentato prefetti, negando immobili pubblici per l'accoglienza di pseudoprofughi. O ancora esempi di denunce per divieti soggiornare a Roma, perché richiedono controlli sanitari. Continuate a denunciarci, buonisti, pacifisti democratici. Non ci fate paura. Noi continueremo a lottare per difendere i nostri cittadini, per rendere le nostre città vivibili, sicure, per rendere giustizia alla nostra gente che state voi discriminando. Ma preparatevi, perché saremo sempre di più. Se molliamo noi è la fine per la nostra gente. Noi non molliamo, noi ci saremo a fianco del nostro capitano. Liberiamoci e ripartiamo! E ora parliamo di immigrazione con Magdi Allam. Sì, cari amici, grazie a Matteo Salvini per aver promosso questa aggregazione delle forze sane e vive della nostra Italia. Gli imprenditori e i lavoratori che creano l'economia reale, i sindaci e gli amministratori che rappresentano le comunità locali, le famiglie, i giovani, i pensionati che sono il fulcro della nostra società, le forze dell'ordine, le forze armate che difendono i cittadini e lo Stato. Cari amici, è ora di passare dalla denuncia alla proposta, dalle parole ai fatti. Cari amici, liberiamoci dalla dittatura dell'euro. Riscattiamo il diritto dello Stato a emettere direttamente moneta sovrana senza creare nuovo debito con le banche. Liberiamoci dalla dittatura del debito, delle tasse. Liberiamoci dalla dittatura dell'eurocrazia e riscattiamo il diritto di emanare le nostre leggi che tutelino il nostro legittimo diritto nazionale. Liberiamoci dalla dittatura di questo Stato che è la vera mafia e che sta perpetrando il crimine epocale di trasformare l'Italia ricca in italiani poveri. Liberiamoci dalla dittatura dell'immigrazionismo che ci obbliga ad autoinvaderci con i clandestini, a favorire gli immigrati e gli zingari, discriminando gli italiani dentro casa nostra. Liberiamoci dalla dittatura dell'islamofobia che ci obbliga a fare le guerre per favorire i terroristi islamici e l'islamizzazione dell'Europa attraverso la proliferazione delle moschee. Liberiamoci dalla dittatura dei cattocomunisti che legittimano l'Islam, che legittimano i clandestini, che ci concepiscono come se fossimo una terra di nessuno e ci trasformano in una terra di conquista. Cari amici, basta euro, basta eurocrazia, basta finanza speculativa globalizzata che ci ha imposto dei regimi fantoccio
quelli di Monti, di Letta e di Renzi. Basta moschee, basta clandestini, basta relativismo, basta buonismo. Cari amici, è arrivato il momento di riformare lo Stato, lo sviluppo e la società, mettendo al centro la persona, la famiglia naturale, le comunità locali, l'economia reale, la sicurezza dei cittadini, la sicurezza dello Stato e la difesa della nostra civiltà. Cari amici, andiamo avanti, insieme ce la faremo! A nome di tutti i pensionati, ora parlerà Carlo Fantuzzo. Grazie, grazie a tutti. Voi penserete che io parlo a nome di 20 milioni di pensionati. Più che a nome di 20 milioni di pensionati, io parlo a 20 milioni di pensionati incazzati, e scusate che non sono abituato a dire parole forti, ma non è possibile accettare che un governo lasci senza lavoro e senza pensione 2 milioni di lavoratrici e lavoratori che erano pronti ad andare in pensione, e a colpa di una certa persona che si chiama Fornero, devono attendere 7 anni in miseria, in povertà, che si decidano questi 7 anni a passare velocemente. Non solo, ma ci si mette anche il nuovo presidente della Previdenza Sociale, di cui mi sono volutamente dimenticato il nome, il quale ha deciso che le donne che stavano per andare in pensione a 64 anni, se sono al lavoro vadano pure a 64 anni anziché a 60 anni, ma se sono disoccupate, senza lavoro, senza cibo, senza niente, da 4 anni a questa parte, no a 64 anni, aspettino fino a 67 anni se disoccupate, mentre se lavorano possono andare a 64. Questa è l'ultima delizia del nuovo presidente dell'INPS, che dice tutto tranne di quanto sia inutile, così male organizzato, così contro le lavoratrici e contro i lavoratori, così contro i pensionati, l'ente da lui diretto che non manda più neanche i documenti che dicono quant'è la pensione, quante sono le trattenute, quant'è il netto. E poi soprattutto, per la prima volta al mondo abbiamo avuto un governo che interpreta la Corte Costituzionale, mentre in tutto il mondo è la Corte Costituzionale che dà le interpretazioni, se giusta o illegittima, delle leggi. E a questo proposito voglio darvi una notizia nuova: il Partito Pensionati, che appoggia a spada tratta Salvini e la Lega di Salvini, insieme alla Lega di Salvini, insieme a Salvini, la mia Elisabetta Fatuzzo, avvocato, a nome del Partito Pensionati e della Lega, ha presentato la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità del decreto truffa del governo Renzi, che ha pagato un'elemosina anziché i 19 miliardi che la Corte Costituzionale ha obbligato a pagare. E il prossimo 11 gennaio 2016 si terrà a Busto Arsizio la prima udienza per decidere se questa
ignobile legge del governo Renzi è giusta o deve cadere anche questa, come sono certo che cadrà sotto la mannaia della Corte Costituzionale. Viva i pensionati, viva la Lega, viva Salvini, tutti all'attacco! Ora interverrà per i tassisti onesti, vessati da elusivi e abusivi, Silla Mattiazzi. Va bene, va bene, buongiorno a tutti. Io di solito ho 2 o 3 persone dietro. Oggi ho una folla di leghisti, di tutti noi. Cosa chiedono i tassisti? Chiedono legalità, basta, basta con l'abusivismo. Basta con quelle persone che davanti alle stazioni, davanti agli aeroporti offrono un servizio illegale, danneggiano la categoria, danneggiano l'utenza, danneggiano l'immagine delle nostre città. Cosa chiediamo? Chiediamo sicurezza, chiediamo più controlli, chiediamo anche agevolati con strumenti tecnologici. Non è vero che le città sono così sicure come qualcuno intende a darci. Non è vero che è una percezione. Noi le città le viviamo, noi sappiamo cosa c'è in città, noi abbiamo alcune zone che dobbiamo transitarci lontano, abbiamo paura nelle città, siamo ingabbiati nelle nostre città. Noi sappiamo cosa vuol dire avere una pistola sulla nuca, un coltello sotto la gola, non è percezione! Noi chiediamo innovazione. Innovazione, sì, per chiamare il taxi, facciamo quello che vogliamo, siamo i primi forse al mondo. Ma questa innovazione deve tutelare la piccola impresa, non lasciare troppo spazio alle multinazionali, ci schiacciano, ci soffocano. Basta, basta con queste cene carbonare, abbiamo scoperto che prima presenti degli emendamenti e poi vai a fare la cena con le stesse persone che magari ti hanno suggerito gli emendamenti. Via le multinazionali dall'Italia, viva la piccola impresa, viva il piccolo artigiano che si sporca le mani, viva chi si fa un culo così! Lo Stato deve stare dalla parte dei lavoratori, non delle multinazionali. Grazie a tutti i tassisti. E ora per Confedilizia un'altra donna che non ha paura di parlare, Elisabetta Brunelli. Grazie a tutti, grazie a Salvini, a Berlusconi, a tutti i senatori, parlamentari, dirigenti, questi manifestanti che permettono a tutte le categorie di esprimere pubblicamente quanto ognuno di noi tutti i giorni nel silenzio dei nostri uffici facciamo. Per poter giustamente far parlare a tutti, noi proprietari, noi di Confedilizia Bologna chiediamo ai nostri rappresentanti almeno 5 cose. La prima, che la detassazione della prima casa sia fatta in questo momento della legge di stabilità senza se e senza ma. Avevano detto che l'avrebbero fatta per tutti, stanno già rimangiandosi molte parti della detassazione, la detassazione sulle seconde e sulle terze case. Non dobbiamo vergognarci che le nostre generazioni precedenti e noi non seguiamo quello che è lo slogan lavorare tutti, lavorare meno. A noi ci piace lavorare, ci piace la nostra famiglia, ci piacciono i risparmi, ci piace dare una dignità alla nostra persona e ai nostri figli. Chiediamo ancora una volta che vengano ridotte quelle che sono le imposte anche sulla locazione, sia essa abitativa, sia essa la locazione commerciale,
perché la proprietà, che è un diritto fondamentale, non è solo un bene economico, ma ha una funzione sociale. La quarta cosa, chiediamo che venga eliminata per sempre la legge sull'equo canone di origine comunista, antiliberale, antiindividuale, contraria a quelle che sono la libertà delle persone di poter liberamente spostarsi anche per il proprio lavoro. E permettetemi, dato che un palco così non mi sarà più possibile, alla magistratura di Bologna, dato che vedo tutti i giornalisti, perché i magistrati di Bologna non dividano più in categoria debole e in categoria privilegiata, ma rispettino la legge, perché la legge deve essere uguale per tutti. E chiedo ai giornalisti che sono qui di fare presente, perché deve essere un dibattito, quello delle tasse. In particolare ho sentito Magdi Alam, ha ragione, ma com'è possibile accettare i 1.000 euro, i 3.000 euro? Quello che è i nostri soldi e la libertà dei nostri guadagni ebbe un'origine da Stalin, il fatto di poter controllare tutti. E quindi chiediamo di nuovo che non ci siano dei divieti, ma la libertà per tutti. Grazie, grazie a Salvini e grazie a Berlusconi. Per gli avvocati e i liberi professionisti ora interviene Boccioletti Filippo. La giustizia italiana non funziona, questo è un dato di fatto. Chi come me da avvocato vive il proprio quotidiano nei tribunali del paese ha la fotografia di un malato terminale. Un malato terminale a cui questo governo, il governo Renzi, ha voluto somministrare un'aspirina con le recenti riforme legislative. Un'aspirina che ovviamente non è sufficiente a guarire il malato. Ogni giorno in Italia si prescrivono 356 reati. Vi sono 5 milioni e mezzo di casi non risolti, all'incirca 9 su 100 abitanti. La media OCSE di durata del processo è poco più di 2 anni, da noi ne occorrono 8, in Germania 6 mesi. Il costo della giustizia per gli italiani, la giustizia costa 75 euro a testa, in Europa la media è di 57. Non è quindi vero che il denaro a bilancio per la giustizia sia insufficiente, ma è solo speso male. Questo forse serve a giustificare gli stipendi dei giudici di casa nostra, che percepiscono gli emolumenti più alti di tutto il continente. Tra le conseguenze nefaste di una giustizia paralizzata e agonizzante vi è il senso di sfiducia dei cittadini verso le istituzioni. Cittadini che quando entrano nel mio studio e mio tramite si rivolgono ai tribunali per chiedere giustizia, per chiedere di recuperare i loro crediti, per chiedere di essere reintegrati dopo un licenziamento illegittimo, devono sopportare e subire le lungaggini, le ingiustizie del sistema giudiziario italiano. Anche le attività di prevenzione della commissione di reati e di lotta della criminalità risentono della paralisi della giustizia. Nel nostro paese chi delinque sa che può farlo con tranquillità maggiore rispetto al resto d'Europa. Ladri, spacciatori, criminali hanno la percezione di poter contare su una sorta di garanzia di impunità in Italia, essendo ormai venuta meno la certezza del diritto e l'applicazione della pena. I delinquenti sanno di poter trovare facile via di fuga nel processo, tra prescrizioni, lungaggini e inefficienze varie. La soluzione non è l'aspirina somministrata dal governo Renzi, la somministrazione è una riforma copernicana che rivoluzioni la giustizia italiana. È ora che i magistrati paghino con i propri denari gli errori che commettono, come qualunque dipendente e qualunque funzionario pubblico. È ora che chi passa 10 anni a indagare sulla vita di un uomo lo faccia per il resto della vita e non possa da un giorno all'altro diventare giudicante. Vi ringrazio. E ora Ermanno Vescogni a nome degli artigiani. Ok, bene.
Pronto, buongiorno a tutti. A niente, noi abbiamo poco da dire, abbiamo sempre solo bisogno di sostenere le piccole imprese e abbiamo un handicap molto forte. Abbiamo l'IRAP, che ancora oggi che dicono che l'hanno tolta, invece è ancora al 3,9%. L'IRAP. E poi abbiamo l'IMU che ci costa sui capannoni, che noi nei capannoni ci andiamo a lavorare e non ci andiamo a divertirci o a ballare, e anche questo incide sempre sul bilancio. In più non hanno ancora detassato gli stipendi dei nostri lavoratori, che teoricamente noi facciamo l'aumento ISTA tutti gli anni e poi ci sono le varie addizionali che tolgono l'aumento. Quindi si trovano in difficoltà sia noi che dobbiamo sostenere questi costi che quelli che devono avere lo stipendio che le rimane sempre meno e non riesce mai ad avere l'aumento. In più noi abbiamo molta burocrazia che ci prende molto tempo, perché tutti i giorni dobbiamo fare pratiche che ci portano via il tempo sul lavoro. E anche questo, tutte le volte ci promettono che ci tolga la burocrazia, anche oggi la burocrazia non è stata tolta a nessuno. E una cosa che ci tengo a dire, che ci tengo perché veramente siamo sempre demonizzati, è le partite IVA. Le partite IVA sono l'ossatura dello Stato, sono quelle che mantengono il sistema, e ora di smettere di demonizzarle, perché in realtà senza le partite IVA non ci sono aziende, e con le aziende si crea reddito. Dobbiamo tornare ai vecchi tempi, quando noi con un pezzo di alluminio facevamo i motori più belli del mondo, un pezzo di ghisa facevamo i ricambi e i cambi più belli del mondo. Dobbiamo tornare sulla produzione, e con la produzione che si crea reddito, e solo lì si va avanti, si può essere migliori del mondo. Grazie. E ora Lorenzo Viviani, biologo marino, parlerà per i pescatori. Un saluto dalla Liguria. La situazione della pesca è tragica. È tragica perché siamo schiavizzati da un mercato che ci fa andare in mare, ci fa canire su poche specie ittiche. E quando queste non bastano, le importa dall'estero, perché si preferisce vendere un'oratina, una spigoletta o un surrogato di questa che viene dall'altra parte del mondo, marcia, che invece commercializzare tutti quei pesci che ci sono in mare, con la moltitudine di specie, le specie povere che si sono sempre mangiate e che darebbero una fonte di reddito a noi pescatori, ci permetterebbero di diluire lo sforzo di pesca, ci permetterebbero di salvaguardare maggiormente l'ambiente marino. Perché sappiate che la bontà del pesce non sta nella tipologia, ma nella freschezza, cosa che oggi non vi viene garantita. Non vi viene garantita perché quando andate a comprare non vi dicono la data di quando è stato pescato il pesce, e quindi si può vendere quello che si vuole e si dà spazio a tutte quelle frodi alimentari atte a garantire solo l'aspetto esteriore del pesce. Invece il pesce è marcio e voi ve lo mangiate. E quindi dovete pretendere di sapere tutte le informazioni sugli alimenti, dovete poter pretendere di mangiare italiano, di mangiare prodotti a chilometro zero, di mangiare a miglio zero per quanto riguarda la pesca. Perché mentre noi siamo qua a parlare, le multinazionali vanno a braccetto con la Comunità Europea, con le stupide leggi della Comunità Europea, che ha vietato ad esempio la pesca del bianchetto in maniera discriminata. Noi in Liguria la facevamo in maniera tradizionale, con piccole imbarcazioni, solo per un mese all'anno. Però c'è qualcuno che ci guadagna. Ci guadagna perché sulle nostre tavole è arrivato subito il surrogato, il pesce ghiaccio che arriva dalle acque salmastre cinesi. E nessuno si preoccupa di chi ci governa, di quanto possono essere inquinate o sfruttate quelle acque. No, non se ne preoccupa, perché va solo il profitto, il guadagno. Dare cibo spazzatura a voi ed eliminare noi, la concorrenza, eliminandoci, mandandoci in pensione a 67 anni, mentre in altri paesi della Comunità Europea un pescatore va in pensione a 55. Pensate a una persona anziana che deve stare a bordo, in imbarcazioni da pesca, dove a volte è difficile solamente rimanere in piedi, che deve agguantarsi nei colpi di mare, nel vento e lavorare. E poi parlano di sicurezza sul lavoro, vergognatevi! In tutta questa tragedia, concludo, la speranza ci viene dai nostri rappresentanti in Liguria, da Edoardo Rixi, a Sonia Viale, a Stefano Mai, a tutto il gruppo dei consiglieri regionali che ci stanno ridando, restituendo la dignità di essere liguri. Però non basta,
serve qualcuno a livello nazionale che cambi, che imponga un cambiamento di rotta, che imponga all'Europa il rispetto delle produzioni locali e quindi la salvaguardia dei lavoratori. Matteo Salvini è la fiducia di tanti pescatori. Siamo persone rudi e che parlano per lo più in dialetto, ma siamo degli onesti lavoratori. Per favore, cambia questo paese anche per noi. Grazie. Per i medici e la sanità interviene Elena Tettamanzi. Ciao da Varese. Da anni attendiamo il rinnovo del contratto nazionale e degli accordi collettivi, sia come medici che come professioni sanitarie. Il sistema italiano è considerato anche all'estero il terzo sistema sanitario migliore al mondo. Non è retorica quando diciamo che siamo un'eccellenza, ma per quanto ancora dobbiamo aspettare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e per quanto ancora riusciremo a dare in questa situazione prestazioni apprezzate in tutto il mondo. E raccontiamo un po' delle promesse di Renzi agli italiani nel 2014 con il patto per la salute. I risparmi avrebbero dovuto rimanere alle regioni da reinvestire nella sanità. Quest'estate invece col decreto enti locali sono stati tagliati ai fondi sanitari regionali ben 2,35 miliardi. Parliamo di tagli lineari, cioè in percentuale identica per le regioni in pareggio e in deficit. Con chi era il patto per la salute? Non certo con i pazienti, che andando avanti così, oltre alle tasse, dovranno pagare di tasca propria le prestazioni sanitarie. Basta coi tagli. Oltretutto, come si può pretendere la proprietà di servizio se si continua a tagliare? E vogliamo parlare della medicina difensiva? Potremmo risparmiare, secondo i dati del Ministero, ben 13 miliardi di euro se il nostro lavoro non fosse governato da decreti e protocolli di Stato fatti da chi non è a contatto tutti i giorni coi pazienti. Quindi diciamo basta allo spreco di così tante risorse per la medicina difensiva. Vogliamo una buona legge che regoli il rischio clinico. Perché ci devono pensare i singoli soggetti? Almeno Regione Lombardia sta provando a metterci una pezza a questo schifo con la nuova riforma del sistema sanitario e sarà la Regione a prendersi in carico il rischio clinico per tutelare la sicurezza dei pazienti e dei medici. In Italia mancano circa 60.000 infermieri, ma 25.000 sono disoccupati. Perché? Mancano circa 10.000 tecnici sanitari, ma 3.000 sono disoccupati. Perché? Si spiega perché la politica di oggi è una politica miope e concentrata sul taglio lineare dei costi. Basta, basta coi tagli lineari. E concludo ringraziando Matteo Salvini, che ha fatto ben due interrogazioni parlamentari al Parlamento europeo per quanto riguarda il riposo giornaliero dei medici e abbiamo portato a casa una grossa vittoria per i pazienti, per la sicurezza dei pazienti e per i medici, anche se questo comporterà un'importante riorganizzazione del personale e dei turni. Lavoriamoci, liberiamoci e ripartiamo! Per gli studenti, perché gli studenti non sono quelli che vanno in giro come fanno credere i collettivi a imbrattare i muri, parlerà ora Federica Celotto. Ciao Bologna, per me è una grandissima emozione essere qui oggi. E per questa opportunità ringrazio il mio commissario federale Andrea Crippa e i miei coordinatori Zanelli e Polesello. Io sono qui oggi, giovani padani, noi siamo i giovani padani. Grazie. Io sono qui per portarvi il saluto di tutti gli studenti. Quegli studenti che in cuor loro hanno un sogno, il sogno di vivere in un'Italia diversa, perché in questo strano paese chiunque provi a dire un'opinione viene subito stroncato.
E chi lo esclude sono quegli stessi insegnanti rossi che nelle classi parlano di libertà e di democrazia. Noi siamo qui oggi per dire basta ad una scuola ideologica ma mai meritocratica, perché solo quest'anno sono stati 50.000 i giovani che hanno fatto le valigie e sono emigrati. Io mi vergogno di un governo di incapaci che non sono in grado di capire che i cervelli migliori sono ormai lontani da qui e sanno solo preoccuparsi dei clandestini che arrivano nelle nostre coste. Noi vogliamo una scuola diversa, una scuola in cui si insegnino i valori sani, i valori del lavoro, del rispetto, dell'educazione, non i valori della sinistra che ci chiude la bocca ogni volta che cerchiamo di esprimere un'idea. Ed infine, io voglio dire che oggi siamo in tanti qui in questa piazza e alle zecche dei centri sociali, braccio armato della sinistra, coccolati ed intoccabili, io voglio dire che siamo in tanti e non ci spaventate, non ci fermerete. Viva l'Italia degli onesti e viva la Lega Nord. Grazie a tutti. Per l'associazione Pro Vita Onlus, che ci parleranno di famiglia, Simone Pillon e Toni Brandi. Grazie dell'invito che abbiamo ricevuto. Questa piazza è meravigliosa, ringrazio gli amici umbri che mi hanno portato qua. Dov'è l'Umbria? Ringrazio Brescia che mi ha dato i Natali. Dov'è Brescia? Io sono qua a parlarvi di una cosa molto semplice, che è il vero motore economico e sociale del nostro paese, ma qualcuno nei palazzi se ne sta dimenticando. Questo motore si chiama famiglia, famiglia naturale tra uomo e donna. Hanno tentato di affossare la famiglia con l'economia. Oggi fare un figlio costa più di una Ferrari, ma noi continuiamo lo stesso. Allora non si arrendono e vogliono distruggere la famiglia con il gender, facendo entrare nelle scuole dei nostri figli il gender, costringendo i nostri bambini maschi a mettersi il rossetto e vestono le bambine femmine da maschi. Vogliono portare l'adozione per le coppie gay. Noi non siamo d'accordo. Il diritto dei bambini viene prima dei piaceri degli adulti. Allora in questa piazza vorrei che tutti ci ricordassimo che il vero motore anche per il domani, la vera svolta, Matteo Salvini, coraggio, investi sulla famiglia. Non cediamo alle tentazioni, matrimonio gay, adozione gay, utero in affitto gay. Dobbiamo restare sulla famiglia e noi monitoreremo le forze politiche, perché ci aspettiamo che ci sia una nuova grande alleanza per quello a cui noi teniamo di più, la famiglia. Grazie. Buongiorno. Le nostre scuole sono invase da progetti presentati come lotta alla discriminazione. In realtà leggiamo i loro libretti letti negli asili nido ed educano i studenti a ignorare il loro sesso biologico, a identificarsi in ogni genere, omosessuale, transessuale, bisessuale, e ad equiparare ogni tipo di famiglia e di unione. Sul nostro sito notizieprovita.it troverete un dossier case gender e un vademecum per i genitori.
ci dicono che la civiltà viene dal nord, una cosa che la stampa non vi dice, andate su internet, cercate paradosso norvegese, l'istituto del genere che per 30 anni ha sprecato soldi del popolo norvegese è stato chiuso perché scienziati hanno provato che sono tutte balle. Ma perché i matrimoni e le adozioni gay sembrano essere la priorità? Ve lo dico semplicemente, dietro alle industrie della procreazione artificiale degli uteri in affitto e del cambio di sesso vi sono decine di miliardi di dollari. La rivista americana economica Forbes nel 2013 valutava il mercato gay lesbian a 3.000 miliardi di dollari, spendono di più, hanno più macchine, hanno più case. Perciò qual è lo scopo? Lo scopo è che le multinazionali vogliono un popolo di sudditi, obbedienti, che consumano compulsamente, soprattutto senza radici, senza riferimenti e quindi malleabili. Perciò avanza l'aberrante pratica degli uteri in affitto. Bambini non conosceranno le tombe dove andare a piangere i loro genitori. Andate sull'internet e troverete tante persone che cercano i loro genitori perché nati in provetta o nell'utero di una madre sconosciuta. Chiudo. La rivoluzione del gender è la più grande rivoluzione antropologica mai esistita. È sul gender che si sta spaccando questo governo. In Trentino si sta spaccando. E il centrodestra, ovviamente, le tasse, l'immigrazione sono importanti, ma vincerà compatto se unito in difesa della figlia e dei bambini. Avanti per il buonsenso e per la ragione, vinceremo! Matteo, dacci una parola forte sulla famiglia, ce l'aspettiamo! A nome degli agricoltori, un grande applauso per Nicola Gozzoli! Siamo stanchi della favola del mulino bianco. Ciao Lombardia! Siamo stanchi di sentire che i giovani ritornano in agricoltura quando solamente l'11% degli agricoltori ha meno di 40 anni. Siamo stanchi di vedere i terreni che non sono più coltivati perché non conviene più coltivarli. Siamo stanchi di vedere i terreni all'asta perché c'è una legislazione che impedisce appunto alle aziende di riprendersi, di andare avanti. Siamo stanchi di vedere un Ministero delle Politiche Agricole che non ha nessuna programmazione produttiva perché non ne vuole sapere di questa agricoltura italiana. Siamo stanchi di dover pagare l'IMU e di sentire che l'IMU non verrà pagata quando invece saranno i nostri pensionati che dovranno pagarla. Siamo stanchi dello strapotere della grande distribuzione organizzata e anche delle industrie che ci stanno facendo chiudere 34 centesimi al litro il latte. Come possiamo andare avanti? Oggi, come a Verona, il prossimo 20 novembre partirà una grande campagna dal titolo Te lo do io in Made in Italy, perché parlare di agroalimentare italiano vuol dire salvare le imprese, vuol dire credere nella salute e soprattutto credere e pretendere un futuro migliore. Grazie Lombardia, grazie Italia! Per gli insegnanti precari, la coordinatrice nazionale Mida Precari, Rosa Sigillò. Ciao Bologna! Io voglio urlare a voce alta che Renzi è un bugiardo. Siamo qui su questo palco oggi per dare voce a tutti gli insegnanti che sono stati imbavagliati dall'iniqua legge 107 detta buona scuola e dai mezzi di informazione e denunciare come questo governo abbia fatto due pesi e due misure tra lavoratori con gli stessi titoli. In Italia esistono laureati abilitati di Stato, insegnanti. La TV continua a dire falsità anche su questo perché è diventata di regime e ci censura.
Da anni lavoriamo con incarichi annuali, occupando posti vacanti e disponibili, garantendo il funzionamento della scuola. A noi però non è concesso di aspirare al ruolo, essendo forzatamente bloccati in una graduatoria d'istituto. Quindi non è vero quando afferma che assume i docenti perché ci sta buttando in mezzo alla strada. Diventeremo disoccupati dal prossimo anno. I nostri titoli sono identici a quelli dei colleghi che stanno assumendo, con la differenza che abbiamo maggiore esperienza. Nonostante ciò siamo quelli che aspettano la disoccupazione che dopo mesi non arrivano, aspettiamo uno stipendio che non arriva, siamo quelli che non hanno diritto al pagamento delle ferie, quelli in cui giorni di malattia hanno un tetto a seconda della supplenza. Soprattutto siamo quelli che lottano non solo per i propri diritti, ma per un principio di giustizia e per la qualità di una scuola svilita da una legge vergognosa targata a Renzi. Le sbagliate assunzioni non sono una rivendicazione di una categoria, ricadono su famiglie e su studenti che non avranno insegnanti bravi e preparati, avranno insegnanti di musica che lavoreranno su classi di concorso come matematica e italiano. Ma di cosa stiamo parlando? Ci siamo noi che siamo abilitati, dovevano assumerci. Le posizioni sono unite tutte a nostro favore, come questa piazza di Bologna. Un fronte determinato a resistere all'arroganza del governo e dell'ingiustizia ci chiama a lottare e a gridare all'opinione pubblica la verità. Dobbiamo contrastare questa legge. È svilente e triste pensare che l'unica tutela debba essere il ricordo ai tribunali, ed è ancora più atroce pensare che degli italiani, docenti e lavoratori, debbano essere calpestati da un governo sordo a soluzioni di buonsenso. A noi viene tolta la corrente se non paghiamo la bolletta. Tra noi ci sono colleghi che da mesi non percepiscono lo stipendio avendo lavorato. Ma che governo è questo? Anche gli extracomunitari hanno di fatto maggiori diritti. Allora è garantito vitto alloggio che spesso disprezzano. Facciamo appello affinché si vigili almeno sul concorso, che stanno selezionando già insegnanti già selezionati. Questo governo non vuole mettere mano alla politica, vuole mettere mano alla scuola e politicizzarla. Noi non ci stiamo. Provocatoriamente vorrei provare a chiedere lo status di rifugiata. Probabilmente avrei più diritti. Ciao Bologna, ciao Lamezia Terme, ciao Calabria, ciao Veneto. Grazie Lega Nord. Contro la vergogna Fornero, a nome degli esodati, Emilio Prina. Buongiorno a tutti. Parlo a nome del Comitato degli Esodati Over 2018. Innanzitutto ringraziamo Matteo Salvini e la Lega Nord che ci ha dato questa possibilità. La nostra presenza qui è la testimonianza che il problema esodati non è risolto, come sostiene il governo Renzi, ma è ancora presente. Ci sono ancora migliaia di persone che si ritrovano senza stipendio e senza pensione. Centinaia sono esodati ex postali, tra i quali molte donne, che dovrebbero andare in pensione dal 2018 in poi, secondo quanto stabilito da un accordo con Poste Italiane, certificato dalle DTL del Ministero del Lavoro o Confindustria, e comunicato all'INPS, che invece si vedono allontanare di 6-7 anni questo traguardo. Tutte queste persone hanno versato contributi durante gli anni di lavoro, pertanto lo Stato non gli regala nessuna pensione. È ora di trovare una soluzione conclusiva a questo problema. Chiediamo quindi che venga approvato dalla politica tutta l'emendamento numero AC3002 della Lega Nord, presentato dall'onorevole Fedriga e altri, che porrebbe definitivamente fine al problema degli esodati. I fondi per gli esodati ci sono e comunque chi ha reale interesse di risolvere questo problema i soldi li trova. Il governo ha trovato miliardi per altre problematiche ormai stranote agli italiani, che tutti sanno, ed è ora, dovrebbe occuparsi anche dei suoi cittadini.
Nel caso in cui tutto ciò non accada, state pur certi che non staremo a piangerci addosso. Ricorreremo alla Corte europea con l'aiuto della Lega Nord, che ci ha sempre sostenuto, per avere un diritto acquisito che ci è stato negato con la legge Fornero. Gli esodati over 2018 ringraziano. Grazie Bologna. E ora per le forze dell'ordine, che ringraziamo anche per tutto il lavoro che stanno facendo anche oggi per tutelare il nostro diritto di manifestare, che il PD voleva toglierci, Gianni Tonelli del SAP. Grazie, grazie a Matteo Salvini per questa opportunità e per la vicinanza sincera che continuamente dimostri all'esercito delle divise. Grazie a tutti i miei colleghi che oggi consentono questo momento di democrazia e grazie a tutti voi, convinti e sinceri nemici del partito dell'antipolizia. Fate sentire ai miei colleghi che condividete il mio sentimento. E sono certo che condividete anche le nostre preoccupazioni sul mondo della sicurezza e sulle ricadute negative su tutta la gente per bene di questo paese. Tutti i giorni ascoltiamo il grido di dolore di coloro che hanno subito un'ingiustizia, condannata a non avere mai giustizia, delle donne violentate fisicamente e moralmente, percosse o schiavizzate, delle vittime dei delinquenti in libera uscita, delle vittime delle rapine, prêt-à-porter, violenze quotidiane di ogni tipo, prevaricazioni, soprusi, cittadini vessati, mortificati, subiscono la prepotenza dell'illegalità di fronte alla nostra impotenza. Improvvide amnistie, indulti, svuota carceri, depenalizzazioni, esecuzioni della pena all'acqua di rose, sconti e saldi a prezzi stracciati vanificano i nostri forzi, i nostri sacrifici, i nostri rischi, rendono la certezza della pena una chimera per illusi. I terroristi e i delinquenti finiscono sulle cattedre dell'università o in Parlamento e le vittime sono abbandonate al loro destino o peggio, condannate in tribunale e condannate a morire di passione e di infarto. Non si sa più dove sta il bene e il male, cosa giusto e sbagliato, non si sa chi è la formica e la cicala. Se vogliamo ridare un futuro al nostro paese, dobbiamo liberarci di tutto questo e ripartire. Come possiamo fare a lavorare per tutti voi se ci tagliano tutto? Tagliare tutto significa che qui a Bologna, per fare alcuni esempi, il commissariato Bolognina Pontevecchio con 60 poliziotti ha ricevuto la lauta somma di 96 euro annuali per le esigenze di cancelleria e per 810 metri quadrati 2 ore alla settimana per le pulizie. Qui altrove le volanti hanno 200.000 chilometri, lavorano 24 ore al giorno e se si guastano non ci sono i soldi per le manutenzioni, le divise ce le dobbiamo comprare, ci danno 2 pantaloni e 2 magliette e saluti e baci. Il taglio all'organico è diventato insostenibile e rischia di portare al collasso l'intero apparato della sicurezza. Mancano complessivamente in tutte le forze di polizia 45.000 unità, di cui 18.000 solo nella Polizia di Stato. E per risolvere il problema il governo ha deciso di azzerare per legge con un colpo di spugna le carenze. Troppo facile! A Bologna mancano 300 poliziotti e se ci fossero potremmo raddoppiare le pattuglie. Solo per la Polizia di Stato hanno deciso di tagliare 300 o 400 presidi in Italia. Meno polizia significa meno sicurezza e meno prevenzione. I delinquenti brindano. L'hanno passato a casa dei tagli agli organici anche nel settore della polizia stradale. In controtendenza rispetto agli ultimi 20 anni sono aumentati i morti per incidenti. Meno pattuglie significano meno prevenzione uguale a più morti. Figuriamoci sul fronte dei reati predatori.
o della criminalità organizzata. La realtà è sotto gli occhi di tutti. Come facciamo a difendervi se non ci possiamo essere o non possiamo fare? Come possiamo difendervi se il soggetto privilegiato del sistema è il delinquente? Come potrete voi difendervi se non vi è consentito di farlo neppure a casa vostra? Come potrete salvaguardare le vostre cose, i vostri cari, se vengono privilegiati mascalzoni a cui si garantisce il vantaggio della prima mossa? Sono qui per rivendicare il rispetto e la dignità ai miei colleghi, come professionisti della sicurezza, come fedeli servitori del Paese, come riferimento dei nostri concittadini, come uomini responsabili delle nostre famiglie. Neppure questo ci è concesso. Il governo ci ha voluto punire con una strenna natalizia infiocchettata di umiliazione e disprezzo. Per il contratto di lavoro stanno discutendo solo della consistenza, se darci 3 o 5 euro per un agente. È forse questo il modo per garantire alle nostre famiglie un'esistenza libera e dignitosa? È forse questo il modo per garantire l'indipendenza della funzione di una categoria a cui è affidato il delicato compito di salvaguardare la legalità? Questa elemosina gli appartenenti alle forze dell'ordine non la vogliono! E come vi abbiamo detto nel corso della manifestazione di Roma del 15 ottobre scorso, se non sapete a chi dare questa miseria, datela ai delinquenti, visto che vi stanno più a cuore! Fateglielo arrivare l'applauso a persone che hanno portato la vita reale su questo palco e delle soluzioni reali per un'Italia di persone per bene e persone normali. Io spero che ci riescano a sentire anche le tantissime persone che non riescono neanche a entrare in piazza perché non c'è più spazio in piazza. Fate il saluto anche a chi non riesce a entrare in questa splendida piazza e che ci ascolta. Adesso la parola, non c'è bisogno di presentazioni, a Giorgia Meloni. Grazie, grazie, grazie. Grazie per questa piazza meravigliosa che ho di fronte. Grazie che siete venuti da tante regioni per essere qui oggi. Grazie a Matteo Salvini che ha voluto organizzare questa iniziativa. Grazie a Silvio Berlusconi che ha aderito. Grazie a Fratelli d'Italia nella piazza. È una piazza che dimostra che c'è un'Italia che vuole ancora essere libera, libera dalla paura, libera dalla rassegnazione, libera di dire le cose come stanno, libera di scegliere. E noi qui oggi scegliamo di dire basta al governo del duo comico Renzi-Alfano. Avessimo avuto al governo Staglio e Ollio, le cose sarebbero andate meglio. Se non altro ci saremmo risparmiati qualche figuraccia quando c'era da parlare l'inglese agli incontri internazionali. La congiuntura economica di questi mesi è la migliore possibile, lo sanno tutti. Cambio euro-dollaro favorevole, la Banca Centrale Europea decide di fatto di stampare moneta, il petrolio ai minimi. L'Europa ha il vento in poppa, eppure l'Italia è l'unica nazione che continua ad arrancare. Perché? Perché come diceva Seneca, non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Figuriamoci noi che abbiamo alla guida dell'Italia uno che non sa manco leggere la bussola. Guardate la legge di stabilità.
non c'è nessun taglio degli sprechi della macchina pubblica, non c'è nessun vero taglio delle tasse, e le marchette che fanno in deficit oggi le pagheranno i nostri figli domani. Ma la cosa più divertente è che stanno lì a vantarsi di togliere delle norme ridicole introdotte, udite udite, sempre da loro. È la follia! Mettono le tasse sulla prima casa e poi le levano, mettono l'IMU sui terreni agricoli e poi la tolgono, mettono il tetto del contante a 1000 euro e poi lo alzano a 3000, aumentano le tasse alle partite IVA e poi dicono che è una vergogna e cambieranno la legge, ti piazzano Ignazio Marino a fare il sindaco di Roma e poi lo sfiduciano e pretendono pure che li ringrazi. Vogliono anche che li ringrazi, ma siete ridicoli, governate l'Italia da 4 anni e ci venite a dire che non ne avete azzeccata una, ma allora siate coerenti e dimettetevi adesso, andate a casa! La verità è che sono marionette piazzate lì da Frau Merkel a eseguire ordini e a fare interessi che non sono quelli italiani. E allora noi siamo qui per dire che gli italiani per noi vengono prima di tutto e di tutti, di tutto e di tutti. Difendiamo gli interessi italiani come fanno in tutto il mondo e non ci venite a dire che siamo anti-europeisti noi, che abbiamo ballato sulle macerie del muro di Berlino. Gli anti-europeisti sono quelli che hanno preso l'Europa delle patrie e dei popoli e l'hanno trasformata in un comitato d'affari di usurai. Quelli sono gli anti-europeisti. Come facciamo a fidarci di un'Europa che ci dice che non possiamo cuocere la pizza nel forno a legna perché è antigenico e poi dichiara commestibili gli insetti? Facciamo così. Quelli a cui piace questa Europa, Renzi, Boldrini, Napolitano, eccetera, eccetera, possono mangiare gli insetti. Quelli a cui questa Europa non piace continueranno a mangiare la pizza cotta nel forno a legna, i formaggi fatti con latte fresco e non con la polvere e tutto quello che fa parte della nostra enogastronomia. Facciamo così. È tutto al contrario nel mondo della sinistra radical chic. Nel mondo della sinistra ben pensante, fateci caso, è tutto al contrario. Loro bastonano le pensioni di chi ha messo da parte per 40 anni i contributi e poi però blindano le pensioni d'oro e i vitalizi milionari perché è un diritto acquisito. Difendono tutte le religioni del mondo a parte la loro. Piangono per un bambino, per la foto di un bambino siriano riverso sulla spiaggia, ma se ne fregano delle migliaia di bambini massacrati dal fondamentalismo che non arrivano ai loro occhi. I cristiani possono bruciare nelle loro chiese i cristiani perseguitati, purché la puzza di bruciato non arrivi alle loro narici raffinate e non gli rovini il pranzo della domenica. Amano gli immigrati clandestini. Basta che il centro d'accoglienza non lo piazzino a deturpare i loro quartieri eleganti. Odiano la violenza purché quella, a meno che quella che viene fatta contro le forze dell'ordine o contro i commercianti, come quei 4 scemi figli di papà dei centri sociali che anche oggi stanno devastando Bologna. Tutta gente che di mestiere fa il contestatore, perché essendo per l'appunto figli di papà non hanno bisogno di andarsi a trovare un lavoro, come accade per tutti gli altri. Questi signori della sinistra radical chic stanno lì e si sconvolgono per il criminale albanese che muore mentre tenta di entrare di notte in casa di un pensionato che decide di difendersi, però non hanno pietà per i pensionati massacrati a casa loro da un criminale dal quale non sono riusciti a difendersi. Non lo vogliamo un mondo ipocrita così. Noi vogliamo difendere i diritti fondamentali del popolo. Il primo diritto è il diritto alla sicurezza, perché è la prima garanzia di libertà. Lo Stato deve stare con i deboli e i deboli sono sempre i cittadini onesti e non è mai chi ruba, scippa o ti entra dentro casa di notte. E se lo Stato non è in grado di difenderti,
allora non può impedirti la legittima difesa, che è legittima sempre. I criminali li vogliamo in galera e ci devono stare per tutto il tempo previsto, e vogliamo più rispetto e più risorse per le forze dell'ordine. È una vergogna una nazione nella quale un poliziotto guadagna 1200 euro e lo Stato spende 500 euro al giorno, cioè 15.000 euro al mese, per mantenere il mostro di Foligno. È una vergogna! E poi c'è l'immigrazione, che per quanto ci riguarda è una risorsa solamente quando è legale, è controllata, è disciplinata. L'immigrazione non è un diritto come vorrebbe la sinistra. E basta con l'umanità un tanto al chilo di quelli che si lavano la coscienza accogliendo chiunque arrivi da noi, ma fanno finta di non sapere che quella gente scappa dal fondamentalismo. E se vuoi aiutarla davvero, devi avere le palle di andare a combattere ISIS in Libia, in Nigeria, in Iraq, in Siria. Ma siamo qui anche per dire che vogliamo difendere la nostra identità. Dicono che dobbiamo rimuovere i crocifissi, i presepi, che non si può fare la recita di Natale perché offende chi appartiene a un'altra cultura. Beh, se ti senti offeso da quello in cui credo e da quello che sono, allora devi essere coerente e andare a vivere da un'altra parte. Non rinunceremo alla nostra identità e alla nostra storia. E ci diranno che siamo razzisti, come sempre. Ma i veri razzisti sono loro, che hanno qualcosa da dare a qualunque povero del globo terracqueo, salvo che ai poveri italiani. Niente per chi rovista nella spazzatura, niente per i padri separati in fila alla mensa della Caritas, per le famiglie che vivono per anni dentro un'auto, per quelle che non sanno come spiegare ai loro figli che non hanno i soldi per pagare i libri di scuola. Niente per loro. Renzi ci dice: abbiamo messo i soldi sulla povertà. Sapete quanto? 600 milioni di euro per 4 milioni di poveri. Fa 40 centesimi di euro al giorno. Ma scusate, perché se per un anziano bastano 40 centesimi di euro al giorno, per un povero italiano, perché se bastano per un italiano 40 centesimi di euro al giorno, per un immigrato clandestino ne servono 37 euro al giorno? La proposta è semplice. La proposta è semplice. Facciamo al contrario. 37 euro al giorno per il povero italiano e 40 centesimi per l'immigrato clandestino. Occupiamoci prima dei poveri italiani, che sono gli azionisti di questa nazione, e poi di tutti gli altri. E penso anche, grazie, beh, poi ne parliamo. Non lo vogliamo un mondo ipocrita, al contrario, anche quando si parla di famiglia. Chiediamo sostegno alle famiglie, incentivi alla natalità, incentivi per chi in un tempo come questo fa la scelta coraggiosa di mettere al mondo un bambino. Per Renzi esistono solo le unioni civili. Nessuno si preoccupa della natalità, ma una nazione che non fa più figli è una nazione destinata a scomparire. Per Renzi solo le unioni civili. Per la sinistra italiana i figli li devono poter fare solo gli immigrati e gli omosessuali. Tutto il resto no. La famiglia è una roba vecchia. Se ci credete ancora, beh, vi comunico che siete antichi. Modernizzatevi, la famiglia è superata, la nuova frontiera della modernità è un'altra. Beh, non ci convincerete che sia giusto e moderno negare per legge a un bambino di avere un padre e una madre. Non ci convincerete che sia giusto e moderno affittare l'utero di una donna. E dove sono le femministe? Dove sono le femministe, che non le sento più? Non ci convincerete. E difendere il popolo
significa oggi anche lottare contro lo Stato vessatore. Basta con una tassazione fuori controllo, basta con uno Stato che si accanisce contro il commerciante o il piccolo e medio imprenditore, perché non ha il coraggio di andare a combattere l'evasione fiscale dove sta veramente, nelle grandi multinazionali della finanza che spostano la sede fiscale all'estero, nelle imprese cinesi che aprono e chiudono senza dare un euro allo Stato italiano in continuazione, nelle banche che patteggiano condoni milionari con lo Stato, nel sistema cooperativo che gode, lo dico qui a Bologna, di una tassazione agevolata anche quando si parla di colossi della finanza e dell'economia. Andateli a prendere lì i soldi dell'evasione fiscale, perché lì stanno. Allora questa è, concludo, è l'Italia che vogliamo costruire, un'Italia lontana anni luce da quella che abbiamo conosciuto e che vediamo in questi giorni. E questa piazza è un buon modo per raccontare che non siamo soli, che c'è speranza, che c'è voglia di ripartire, di ricominciare, che c'è voglia di reagire. Oggi da questa piazza nasce e si rende forte un fronte anti-Renzi con l'obiettivo di mandare a casa un governo di servi. Servi! Dalla piazza lo facciamo nascere, e che non sia l'ultima piazza. Mi piacerebbe, lo dico a Salvini, lo dico a Berlusconi, mi piacerebbe che da questa piazza insieme lanciassimo un altro appuntamento, non come singoli partiti ma come fronte anti-Renzi. Un altro appuntamento per dare la possibilità a tutti gli italiani che ci seguono da ogni regione di poter dire la loro, di tornare a colorare una piazza simbolica come potrebbe essere Piazza San Giovanni, Piazza del Popolo a Roma, magari a gennaio, tutti insieme per aprire anche la campagna delle elezioni amministrative, perché con queste elezioni amministrative a Bologna, a Milano, a Roma, a Torino, in tante altre città, noi non abbiamo solo la possibilità di ridare una dignità a città devastate dai governi di sinistra, ma abbiamo anche la possibilità di disegnare un'altra pagina importante per l'Italia, perché se Renzi perde queste elezioni amministrative deve andare a casa, deve capire che gli italiani non lo vogliono. Allora questo è solo l'inizio, da domani siamo più forti, da domani comincia un'altra storia. Grazie per questa bella giornata, grazie. Grazie a Giorgia Meloni e grazie anche a Silvio Berlusconi che ha accettato di essere in questa piazza e con cui contiamo di costruire qualcosa che guarda al futuro. E grazie soprattutto a voi che siete i protagonisti di questa giornata, grazie ai 100.000 di Bologna che cambieranno l'Italia e non solo. Scusa, Giorgia. Un po' più basso. Siete un bellissimo spettacolo da qui e io vi devo dire che sono abbastanza commosso perché ritorno davanti alla nostra gente in una piazza così affollata dopo 3 anni di assenza, 3 lunghi anni dove sono stato impedito di comunicare, dove mi hanno consegnato i servizi sociali, dove con degli strumenti che non sono quelli della democrazia hanno tolto di mezzo uno dei leader dell'Italia moderata, dell'Italia del centrodestra. Sono felice oggi di essere qui con gli amici degli ultimi 20 anni.
di essere qui con Roberto Maroni, con Luca Zaia, con Roberto Calderoli, con Umberto Bossi, a cui sono molto affezionato e che è una persona di un coraggio straordinario, che è veramente, con questo suo coraggio, deve essere davvero di esempio per tutti noi. E sono qui anche per dire ai miei compagni di chiusura di questo congresso una brava assoluto. Bravissima Giorgia Meloni, l'avete ascoltata adesso, scatenata, inarrestabile, convincente, e bravo naturalmente Matteo Salvini, che verrà qui al microfono dopo di me, che ha portato la Lega dal 4% al più del 14%. Complimenti, congratulazioni vivissime. Ed è quello che consente a noi del centrodestra di guardare al futuro con ottimismo, consapevoli che con questa ritrovata unità, restando insieme, combattendo insieme, vinceremo le prossime elezioni, perché con Matteo, con Giorgia e con Silvio non ce ne sarà più per nessuno. Due numeri per convincervi. Noi abbiamo, nel febbraio del 2013, la Lega era soltanto al 4%, Giorgia con i Fratelli d'Italia era al 2%. La loro crescita adesso dà la garanzia, con il ritorno di Silvio Berlusconi in campo alla guida di Forza Italia, di superare tutti insieme il 40% e di vincere le prossime elezioni, conquistando il premio di maggioranza in Parlamento. Quindi oggi è un giorno importante, è un giorno fondamentale per il futuro di tutti noi, per il futuro dell'Italia. Vedete, oggi i sondaggi dicono che Renzi, dai primi giorni di gennaio, è sceso di 10 punti, era al 41%, oggi è al 30,5% come apprezzamento personale. Matteo Salvini è salito al 26,7. Giorgia Meloni è addirittura al 16%. E miracolosamente Silvio Berlusconi, dopo 3 anni di assenza dalle piazze e dalla televisione, è ancora al 25%. Sommate questi nostri 3 numeri e paragonateli con quelli di Renzi e del suo Partito Democratico. Con noi uniti in campo non ci sarà più alcuna possibilità di vittoria per il Partito Democratico e per il suo mai eletto Presidente del Consiglio. E oggi io sono qui perché ancora una volta ha vinto in me il senso di responsabilità. I miei figli, i miei amici, i miei manager hanno insistito molto che io facessi un passo fuori dalla politica. Non me la sono sentita e non me la sento, perché in me, come nel 94, è forte quel senso dello Stato che mi ha imposto allora e mi impone oggi di essere ancora in campo per salvare l'Italia da un destino confuso,
da un testino assolutamente negativo, perché la situazione che ci si presenta voi la conoscete. Oggi siamo al terzo governo non eletto dal popolo, dopo che ci hanno fatto cadere l'ultimo governo eletto dal popolo nel 2011 con un vero e proprio colpo di Stato. Abbiamo a guida di questo governo un signore che non è mai neppure stato eletto per il Parlamento, con un sistema manipolabilissimo è riuscito a diventare segretario del Partito Democratico, da lì si è autocatapultato a Palazzo Chigi e oggi è alla testa di un governo frutto di una maggioranza risicatissima di poco più di 100.000 elettori, ma noi sappiamo la professionalità della sinistra nei brogli come è elevata e quindi siamo sicuri, anche per aver fatto molti controlli in tante sezioni, che quelle elezioni del febbraio del 2013 le avevamo vinte noi. Comunque oggi questo signore, questo governo, questa maggioranza riposa su 130 parlamentari, deputati abusivi dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale della stessa sinistra, 11 giudici di sinistra contro 4 nostri. E al Senato questa maggioranza si fonda su 47 senatori che erano stati eletti dal centrodestra e che hanno tradito i voti degli elettori del centrodestra per diventare la stampella di sostegno di un governo della sinistra. Questo signore, con questi numeri, questo signore mai eletto, non solo governa il Paese, ma con il voto di un cittadino su 6, perché ha avuto il 30% sul 50% degli elettori che hanno votato, che quindi è il 15% sul totale degli elettori, con un voto non suo, del suo partito su 6, governa, ma soprattutto cambia in suo favore la legge elettorale e all'ardire addirittura di cambiare la Costituzione, costruendo un sistema dove ci sarà un'unica Camera che fa le leggi, ci sarà un solo partito che avrà il 55% dei deputati in questa Camera, ci sarà un solo partito che avrà un solo duce e sarà questo signore mai eletto. È un pericolo grave perché francamente, e lo sappiamo tutti, già oggi non siamo più una vera democrazia, ma quello sarebbe addirittura un regime. E c'è un pericolo ancora più grande, che il Partito Democratico debba andare al ballottaggio con 5 Stelle. Come mai? Perché sicuramente il Partito Democratico, che oggi è al 31,5, non potrà aumentare a più del 40%. E allora, sempre se noi fossimo divisi, 5 Stelle sarà il secondo partito e si farà un ballottaggio tra Partito Democratico e 5 Stelle. E tutti i sondaggi ci dicono che in quel sondaggio il partito a vincere sarà quello di Grillo e di 5 Stelle. E questo sarebbe per noi una tragedia, di consegnare l'Italia a un signore Grillo che fa dei discorsi nei quali ho individuato molti passaggi identici a quello di un certo signor Hitler, che questi passaggi li aveva nei suoi discorsi del 32 e del 33, quelli con cui conquistò il potere in Germania. Quindi consegneremmo l'Italia
a questo signore e alla sua banda di balordi, non ho timore di chiamarli così, e sarebbe per tutti noi una tragedia. Da qui la assoluta necessità che il centrodestra ritorni ad essere il centrodestra che ha governato per quasi 10 anni, che governa ancora oggi benissimo molte città e regioni come il Veneto, la Lombardia e la Liguria, e le governa bene, che il centrodestra ritorni a presentarsi unito ai moderati d'Italia, che sono da sempre la maggioranza nel nostro Paese. Questo è il significato importante di questa giornata. Ho regalato poco fa a Matteo e a Giorgia un mio contributo. È un programma che dovremo discutere tra noi e che è il risultato di lunghi intrattenimenti che ho avuto con quegli italiani che non sono andati a votare nelle ultime 3 elezioni. Sapete che non hanno votato il 50% degli italiani. Dopo il disastro, lo spettacolo che il Senato e la politica hanno dato negli ultimi mesi, il numero degli italiani che non ha intenzione di votare, lo dicono gli ultimi sondaggi, è aumentato addirittura al 55%. Sono 26 milioni di italiani che ad oggi hanno deciso di non andare a votare. Noi dobbiamo andare a conquistarli. E allora io li ho incontrati più volte in quelli che si chiamano Focus, ho sentito le loro domande, le loro esigenze, e alla fine è venuto fuori questo progetto di programma che credo possa essere per noi indispensabile approfondire, perché alla fine con gli ultimi 100 con cui mi sono incontrato ho posto una domanda precisa e l'ho messa al voto. Se questo fosse il programma di ciascuno dei nostri partiti, di Forza Italia, della Lega, di Fratelli d'Italia, e se noi con un governo che vi presenteremo prima delle elezioni ci impegnassimo a realizzare in 2 o 3 anni tutti i punti di questo programma, voi cambiereste opinione, decidereste di non stare più a casa ma di venire a darci il vostro voto? Il risultato è stato sorprendente. 78 su 100 hanno detto verremmo a votarvi. E allora io credo che sia assolutamente importante che noi su questo programma ci lavoriamo e ne facciamo un punto di forza. E allora i punti di questo programma vorrei velocemente dirveli. Matteo, fammi un segno se vado troppo in là. Sono 3 meno e 3 più. Meno tasse, meno Stato, meno Europa. 3 più. Più aiuto a chi ha bisogno. Più garanzie per ciascuno di noi. Più sicurezza per tutti. E il primo punto quindi riguarda, e vi faccio magari una domanda, io ho usato questo gioco, ma che non è un gioco, rivolgersi alla propria gente per chiedere il parere, il loro parere, perché io credo che sia un dovere, io sento un dovere, prima di consolidare delle nostre precise posizioni politiche, di sentire il parere dei cittadini, di sentire il vostro parere. E allora vi faccio delle domande. Siete d'accordo che la prima cosa da fare quando torneremo al governo sia quella di abbassare le tasse sulla famiglia, di abbassare le tasse sulle imprese, di abbassare le tasse sulle partite IVA? Bene, mi sembra che ci siamo. Siete d'accordo di eliminare le tasse su quella che noi consideriamo una cosa sacra, la prima casa, perché tutti i cittadini devono avere
la libertà di fondare la sicurezza del loro futuro, dei loro figli e dei loro nipoti sulla proprietà di una casa. Siete d'accordo che nel primo Consiglio dei Ministri, come abbiamo già fatto nel 2008, dovremmo eliminare la tassa sulla prima casa? Siete d'accordo di eliminare anche l'imposta su quel patrimonio piccolo o grande che col lavoro, col sacrificio, un padre e una madre hanno messo da parte per i loro figli? Siete d'accordo di eliminare l'imposta di successione? Siete d'accordo di eliminare l'imposta sui fabbricati e sui terreni agricoli? Allora, ecco il primo punto. Ci sarebbe un'altra domanda, ma proseguo. Il primo punto dice meno tasse sulle famiglie, meno tasse sulle imprese, meno tasse sulle partite IVA, via le tasse sulla casa, via l'imposta di successione, via l'IRAP alle imprese, via l'IMU agricola, riduzione della pressione fiscale al di sotto del 40%. Noi l'avevamo ridotta al di sotto, era il 39%, quindi al di sotto del 40%. Il secondo punto, meno Stato. E sappiamo tutti che la macchina del nostro Stato costa a noi cittadini più del 30% di quello che costa agli altri cittadini europei. E allora siete d'accordo, innanzitutto, nella chiusura di quella piovra cattiva che si chiama Equitalia? Io non ho incontrato nessun cittadino che si sia seduto al tavolo con un funzionario di Equitalia che si sia alzato ritenendo di essersi trovato di fronte a uno Stato giusto ed amico. Tutti hanno avuto l'impressione di essersi trovati di fronte a uno Stato ingiusto e nemico. Siete d'accordo che chi ha buone idee e vuol fare qualcosa non debba aspettare mesi, anni per avere un permesso, una licenza e che possa invece cominciare subito i lavori di quel che vuol fare? Siete d'accordo che soltanto dopo, a opera finita, ci possono essere dei controlli? E poi un'ultima cosa ancora, e bisogna cambiare la Costituzione, ma lo faremo. Siete d'accordo sul fatto che chi è eletto dal popolo in Parlamento, se vuole cambiare partito, debba andare a casa? Ed ecco quindi il secondo punto, meno Stato, taglio degli sprechi, riduzione della spesa pubblica, no alle autorizzazioni preventive, riforma del fisco, chiusura di Equitalia, aumento del limite al contante da 1.000 a 800 euro. E credo che su questo siete d'accordo tutti quanti. Terzo punto, meno Europa. Questa Europa, così com'è, vi piace? Questo euro, così com'è, vi piace? Siete disposti ancora a sopportare un'Europa che ci impone solo tasse e austerità? Siete d'accordo con me che anche dobbiamo smetterla con le sanzioni commerciali contro la Russia, sanzioni che ci procurano danni enormi, che fermano il turismo russo verso l'Italia e che allontanano la Russia dall'Europa e dall'Occidente? Non siete d'accordo? E allora ecco, meno Europa vuol dire no alle politiche di austerità, no alle regolamentazioni eccessive e via di questo passo. Quarto punto. Più aiuto a chi ha bisogno. Siete d'accordo sul fatto che con l'attuale costo della vita le persone anziane per vivere dignitosamente non possono
avere una pensione al di sotto di 1000 euro e noi l'avevamo già alzata a 1 milione di lire sotto la lira. E ritenete giusto che quelle persone speciali che lavorano più di tutti, che lavorano il giorno e la notte, che lavorano il sabato e la domenica, che non fanno ferie, che non sono pagate, cioè le nostre mamme, abbiano diritto a una pensione che possa renderle serene nella loro vecchiaia? Non ho sentito bene. E allora ecco il quarto punto: più aiuto a chi ha bisogno, pensione minima 1000 euro, pensione alle mamme, assegni di emergenza alle famiglie senza alcun introito. E infine ecco l'altra emergenza, quella della giustizia. Io credo che tutti sappiate cosa è successo in Italia. C'è una parte della magistratura, magistratura democratica, una specie di partito dentro la magistratura, di cui io ho letto tutti i resoconti alle loro assemblee. Si sono dati una missione, partono da un principio: il popolo ha diritto alla democrazia. Ma la democrazia il popolo ce l'ha solo se al potere c'è un partito socialista di massa. Se il popolo da solo non riesce a darsi la democrazia, è nostra missione, di noi magistrati, di costruire una via giudiziaria al socialismo. In che modo? Con un'interpretazione, dicono, alternativa delle leggi. E da qui una magistratura politicizzata che usa le leggi come vuole, che usa i processi e le sentenze per fare politica e per far fuori gli avversari politici. E allora vi domando: possiamo fidarci della giustizia così come oggi in Italia? Siete sentite anche voi l'esigenza che i processi non durino all'infinito, che comincino oggi, finiscano stasera, domani, dopodomani, dopo una settimana, dopo un anno, con gente che magari viene dichiarata innocente, assolta dopo 20 anni? È giusto che sia così? Non credo. E allora ecco il quinto punto: più garanzie per ciascuno con una completa riforma della giustizia. Ho finito, Matteo, sull'ultimo punto: l'emergenza sicurezza. Oggi davvero in Italia questa sicurezza non ce l'abbiamo più. E vi domando: vi sentite sicuri nelle vostre case, nelle vostre aziende, nei vostri negozi? Ma lo sapete che questo governo ha deciso di ridurre le forze dell'ordine di 18.000 unità, e quelle che ci sono, basta sentirli parlare, sono già poche e mal ripartite sul territorio? Oggi con gli immigrati è successo il raddoppio delle rapine negli appartamenti. Il 60% degli arrestati sono immigrati stranieri. Ogni giorno ci sono 689 furti, vuol dire 69 furti ogni ora, vuol dire un furto ogni 2 minuti, e questo non è più possibile. Per cui proponiamo, e questo, Matteo, è l'ultimo punto: più sicurezza per tutti, più carabinieri e poliziotti di quartiere nelle città e tutti i militari nelle strade delle città per aumentare la nostra sicurezza. Ho finito, questo ti consegno ancora questo programma. Con questo programma dovete andare pigliando un foglio bianco e scrivendo al punto primo i vostri parenti che sapete che non sono andati a votare, al punto 2 i vostri amici, al punto 3 i vostri conoscenti, e dovete andare con questo programma a convincerli che devono di nuovo tornare a votare. Se non vogliono interessarsi di politica, dovete spiegare che purtroppo per loro sarà la politica a interessarsi per loro.
E allora ecco perché dobbiamo da oggi ricostruire il centrodestra, stare insieme come siamo stati per 10 anni al governo e per altri 10 anni all'opposizione, per vincere uniti con un centrodestra forte, credibile, vincente. E quindi concludiamo con un Forza Lega, Forza Fratelli d'Italia, Forza Forza Italia. Viva Matteo, viva Giorgia, viva Forza Italia. Un abbraccio affettuoso a tutti voi, seguiteci in questa nostra avventura per ridare alla nostra Italia una vera giustizia, una vera sicurezza, una vera democrazia, un vero benessere, una vera libertà. Auguri a tutti. Grazie Bologna! Grazie! Grazie! Perché oggi non stiamo a ricordare il passato, ma proviamo e vogliamo costruire il futuro, però mi permetto di cominciare salutando anche chi ci sta guardando da casa, ricordando una persona che oggi non è qua, una vittima di questo Stato ladro che preferisce i delinquenti e condanna 5 anni di galera alle persone per bene. Vi chiedo 30 secondi per ricordare Hermes Mattielli, che questo Stato infame ha preferito finisse sottoterra invece che essere con noi in piazza Bologna, e con lui tutte le vittime della violenza. Ciao Hermes, è come se tu fossi qua con noi. E guai! E guai a chi si permetterà di continuare a difendere i delinquenti. E un pensiero anche alla gente di polizia e ai 4 carabinieri feriti oggi da quei delinquenti dei centri sociali, che sgombereremo uno per uno, che sgombereremo col sorriso uno per uno. Dopo i campi rom, i centri sociali, e l'Italia sarà un paese migliore, perché ognuno può essere in d'accordo o in disaccordo, ma non lo fa con le violenze e con le bombe carta. Che paese vogliamo? La ruspa abbatte ma poi ricostruisce, noi siamo qua per costruire e ricostruire. Un saluto agli amici che sono in piazza in questo momento. Fategli arrivare il vostro calore a Caltagirone, perché l'Europa sta massacrando l'agricoltura più bella del mondo. Mangiamo italiano, beviamo italiano, compriamo solo prodotti italiani e lasciamo marcire sugli scaffali le schifezze, le alghe e gli insetti che i geni di Bruxelles vorrebbero portare sulle nostre tavole. Viva pane e salame! Se non ti va bene pane e salame, torna a casa tua, che il mondo è grande e puoi decidere di mangiare quello che vuoi, perché c'è il lavoro. Dietro il Made in Italy c'è il lavoro. Un pensiero anche, e il nostro impegno a esserci, il fenomeno Renzi dice che la crisi è passata, vallo a raccontare alle 578 famiglie della multinazionale Michelin che rischiano di rimanere a casa dall'anno prossimo. Sono stufo che queste multinazionali, grazie a regole assurde italiane ed europee, vengano a comprare il meglio delle aziende italiane, poi chiudano qua e vadano a licenziare qua per assumere
a 4 euro all'ora nel resto del mondo. Io vorrei che le aziende italiane tornassero italiane dalla prima all'ultima, e su questo la politica può fare qualcosa. Certo, Renzi preferisce occuparsi di adozioni gay, ma con un paese di disoccupati neanche i gay possono mettere su famiglia. E quindi idee chiare, lavoro e sicurezza. Poi ognuno nella sua vita fa le sue scelte. Per quanto mi riguarda, però, il bambino viene adottato dove ci sono una mamma e un papà, e su questo non cambieremo mai idea. Ognuno può vivere la sua vita, i suoi affetti come vuole, però una società che non fa figli è una società che va a morire. Io ringrazio chi è intervenuto oggi e ci ha messo la faccia: insegnanti, medici, avvocati, poliziotti, che significa proposte di legge. Io un impegno me lo prendo con voi che siete qua e con voi che siete a casa. Ho l'orgoglio di aver riunito in questa piazza le opposizioni per bene, ma non ci sarà nessun ritorno al passato. Non possiamo vivere di nostalgia, non possiamo vivere di ricordi. Viviamo guardando al futuro, e quindi io vi posso assicurare che, ad esempio, un personaggio inutile e incapace come Angelino Alfano con noi non ci sarà mai, in questa piazza non ci sarà mai. Occupati dei poliziotti, cretino che non sei altro, difendi la tua gente, difendi gli italiani per bene, espelli qualche clandestino se ne sei capace, e lascia perdere la politica che non fa per te. A me piacerebbe un paese che non campa sul gioco d'azzardo, sulle slot machine e i videopoker. Rottamiamo le slot machine e i videopoker che rovinano milioni di persone, perché uno Stato che campa sul gioco d'azzardo è uno Stato fallito. Per quanto riguarda il diritto di voto, altro che ius soli e dare diritto di voto a chi sbarca domani mattina. Scommettiamo sulla nostra gioventù migliore. Diamo il diritto di voto ai ragazzi di 16 e 17 anni. Coinvolgiamoli nello scrivere il loro futuro, del loro paese, della loro regione e della loro città, perché abbiamo i giovani migliori. È questo. E quindi guardare al futuro, offrire un'opportunità di lavoro e di famiglia qua. Quanti ragazzi di 20, 25, 30 anni, laureati, dal nord ma soprattutto dal sud, devono scappare, perché se vogliono fare il medico, l'ingegnere, il pizzaiolo, il barista, non c'è posto a Taranto, non c'è posto a Roma, non c'è posto a Milano, e devono scappare, andare a Berlino, a Londra, a Parigi. E noi perdiamo la gioventù migliore e ci riempiamo di immigrati che rompono le scatole dalla mattina alla sera. Dobbiamo scommettere sulla nostra gioventù, sui nostri ragazzi, sulle nostre ragazze, e aiutare chi ha più bisogno. Questa non è la piazza, come leggevo su qualche giornale di sinistra, del rancore, dell'odio. Io non ho nemici. Io non odio nessuno. Io vorrei che ciascuno potesse vivere libero nella sua esistenza, ma chi ha bisogno di qualcosa in più deve arrivare prima. E io mando un saluto ai ciechi che si stanno riunendo a congresso a Chianciano Terme in questi giorni, perché è una vergogna uno Stato che dà 500 euro al mese a un invalido totale al 100% e 1200 euro al mese al primo brubru che sbarca domani mattina e che non scappa da nessuna guerra. Io sogno una Bologna e un'Italia aperta. Non mi interessa il filo spinato.
una città aperta, un paese aperto, ma con delle regole. E chi sbaglia paga. Tutti sono i benvenuti, ma chi sbaglia paga. Un'Italia generosa, un'Italia generosa. Quanti di voi in questa piazza sono donatori di sangue, sono iscritti all'AIDO? Fatevi sentire. Quanti fanno volontariato in parrocchia, quanti fanno volontariato in una casa di riposo? Apriamo il cuore, apriamo la mente, ma io non sopporto quei comunisti con la puzza sotto il naso che aiutano chi sta a 5.000 chilometri di distanza, ma si ridimenticano del pensionato che sta sul loro pianerottolo. Prima la nostra gente. Mi hanno detto che i partigiani, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, temeva che voi, le persone per bene, le mamme e i papà che sono in questa piazza, danneggiaste il ricordo di chi ha dato la sua vita per riportare democrazia in questo paese. Ma io vorrei dire sottovoce all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia che più che avere paura della piazza della Lega, vada a tirare le orecchie ai loro nipotini dei centri sociali, che sono gli unici che dovrebbero vergognarsi a pronunciare la parola resistenza, perché un vero partigiano si vergognerebbe del fatto che oggi Bologna sia imbrattata da quattro delinquenti figli di papà che non hanno nulla a che fare con la democrazia e col rispetto. È questo che vogliamo. E lo avremo per i nostri figli, città aperte, città serene, città accoglienti, città sicure, e questo costa zero. Vi do la mia parola d'onore e io ce la metto tutta. Se voi non mollate, io non mollo di un millimetro. Se voi ci siete, io ci sono da nord a sud, da nord a sud, perché abbiamo un compito storico. Questa è la gente per bene, onesta, laboriosa, altro che bestie. Mi sembra che Matteo Renzi, che fa momentaneamente il presidente del Consiglio, per chi non la pensa come lui e chiede regole, chiede certezza, abbia usato qualche settimana fa un aggettivo che lo dovrebbe far vergognare. Non so se riusciamo a mandarlo sul video, la solita spocchia di sinistra, per cui se non sei di sinistra non puoi fare arte. Non c'è il PD contro la destra, ci sono gli umani contro le bestie e basta. Lui, questo incapace divide la società in uomini e bestie. Io divido la società come faceva il professor Gianfranco Miglio in produttori e parassiti. E lui è un parassita ed è un degno rappresentante dei parassiti che campano alle spalle del prossimo. Lui, Alfano, la Boldrini, questa gente che in un paese civile non amministrerebbe neanche il suo condominio. Noi vogliamo vincere, non partecipare. Io discuterei di riforme domani mattina anche con Grillo e i 5 Stelle, ma ho come l'impressione che a Grillo non interessi governare. Ho come l'impressione che gli interessi solo dire no. No, no, questa è una piazza che dice no
ma poi propone i suoi sì. E noi, se voi ci date una mano, se chi ci sta seguendo da casa ci dà una mano, noi lasciamo ai nostri figli un paese moderno, generoso, solidale, che lavora, ma dove chi sbaglia paga, dove la proprietà privata è sacra e dove prima viene la nostra gente. Io vado a chiudere ringraziandovi, e grazie a Sky riusciremo anche a trasmettere fra pochi minuti la gara di Valentino Rossi, che spero possa superare le invidie e le infamie altrui, perché dobbiamo andare orgogliosi dei nostri ragazzi, essere in grado di costruire un futuro. Io vorrei essere in mezzo alla piazza, stringere la mano uno per uno a ciascuno di voi, perché voi per arrivare qua avete pagato il pullman, avete pagato il treno, avete pagato la benzina. Non c'è la CGIL che organizza le gite premio coi soldi degli italiani. Non ci sono Buzzi e Carminati che pagano questa piazza. Lasciamoli a Renzi, i Buzzi e i Carminati. Noi vogliamo aprirci all'Italia per bene che sorride. E da ultimo, la prima legge che io vorrei approvare quando sarò e saremo al governo è una legge che dà futuro al nostro paese, è una legge che riempie qualche culla che purtroppo adesso è vuota. L'Italia è il paese più anziano al mondo, viene dopo di noi solo il Giappone. Io voglio un paese dove i nostri ragazzi e le nostre ragazze possano avere il coraggio e la follia e la possibilità di mettere al mondo dei figli che sono il futuro, asili nido gratis come in Francia per tutti fino ai 2 anni, e torniamo a correre nel nome, e chiudo, ovviamente, del federalismo, delle comunità locali, del territorio. E vi leggo quattro righe di uno dei più grandi meridionali e meridionalisti che ha scritto pagine importanti di questo paese, Gaetano Salvemini, quindi non un leghista brutto e cattivo. E Salvemini, visto da sud, scriveva qualche anno fa: apri le orecchie Renzi, apri le orecchie Alfano, lasciate alle regioni e ai comuni tutti i loro denari, all'infuori di quelli che sono necessari al governo centrale per compiere le sue funzioni di interesse nazionale. Allora e solo allora ognuno si terrà i suoi quattrini e li spenderà da nord a sud come meglio crederà. Allora ci sarà una società libera, finché invece ci sarà un potere centrale incaricato di distribuire strade, ponti, acquedotti, scuole e tribunali, ci saranno sempre ingiustizie fra le parti dello Stato. Autonomia, federalismo, responsabilità, difesa dei comuni, difesa del territorio, difesa delle nostre valli e delle nostre montagne. E come diceva Einaudi, via i prefetti, perché dove c'è il prefetto non c'è democrazia. Lasciamo che siano i nostri sindaci a lavorare. Mi ero scritto il discorso, non ho letto il discorso che mi ero scritto. Vi offro il mio cuore e la mia testa, io non mi arrendo fino a che questo nostro paese non tornerà al paese più bello del mondo. Grazie, viva la Lega, viva Piazza Maggiore a Bologna, perché da questi 100.000 parte la rivoluzione delle persone per bene. Grazie!
Ragazzi, mi raccomando, visto che qua c'è la gente per bene e da altre parti non c'è gente esattamente per bene, tiriamo dritto, non roviniamo questa giornata, non cediamo a nessuna provocazione, perché sarà la storia ad archiviare quei quattro sfigati. Portiamo a casa l'orgoglio di aver costruito qualcosa di grande. Viva Bologna e da adesso in poi viva Valentino Rossi!